chiesa dei frati domenicani è una fra le più eleganti e imponenti della Calabria. Una sua prima parte fu finita nel 1393. A volerla è stata Giovanni Caracciolo. Purtroppo metà parte crollò a causa del terremoto che c'è stato nel 1783. Fu ristrutturata nel 1815. Fra quelle mura vivevano delle suore, frati domenicani e uno scrittore famosissimo di nome Tommaso Campanella. Ci sono 8 cappelle, 4 in un lato e 4 dall'altro, con dentro dei santi. In questa chiesa, ora che è stata finita, possiamo venire a pregare. Ciao! Nella chiesa dell'Annunziata ci sono tante statue: San Cosme e Damiano, San Domenico e San Ciro. Poi c'è anche la Madonna del Rosario, che viene portata il Venerdì Santo nella frontata di Pasqua. Ciao! Questa è la scala dove i monaci salivano per studiare. In Calabria ci sono tanti conventi e il convento dei frati domenicani è uno fra i più importanti della Calabria. Fu completato nel 1473. Purtroppo metà parte crollò a causa del terremoto che c'è stato nel 1783. A volerlo è stato Battista Caracciolo. Fra queste mura vivevano delle suore, Tommaso Campanella e i frati domenicani. San Giorgio Morgeto fu fondato da Re Morgete, figlio di Italo. Si dice che il primo abitante della Calabria fu un pronipote di Noè. I monaci bizantini costruirono un monastero dedicato a San Giorgio di Cappadocia e una chiesa consacrata dedicata alla Madonna dell'Annunziata. I monaci raccontano che San Giorgio salvò il paese dalla peste e dal terremoto. Nel 1075 il nome Morgetum venne modificato in San Giorgio. San Giorgio oggi un paese collinare con più di 3.000 abitanti. Si possono trovare tanti siti culturali e archeologici. Si può raggiungere facilmente perché si trova al centro, tra la costa del Mar Ionio e del Mar Tirreno. La chiesa di Sant'Antonio di Padova fu fondata nel 1693, fu poi annessa al monastero basiliano. Fu distrutta dal terremoto del 1783, fu poi ricostruita dal cavaliere Giovanni Francesco Mendolea. Durante un restauro si pensa che fossero riemerse le cripte gentilizie o che fossero della famiglia Celano o dei stessi monaci del monastero. Ciao! La chiesa del Carmine è stata dedicata alla Madonna del Carmelo. Si trova vicino al Palazzo Zambesi. Sopra il portone troviamo una grande finestra. All'interno c'è una navata dove in fondo c'è l'altare con sopra una tela con pitturato la Madonna del Carmelo. È del 600, è antichissima. Ciao!
Il castello Svevo Normanno apparteneva al re Morgete. Salendo si arriva al monumento dedicato ai caduti della Seconda Guerra Mondiale. Salendo si arriva a un altro piano dove si può vedere un panorama bellissimo della piana di Gioia Tauro. Sono rimaste poche cose del castello, come i basamenti delle torri, le mura di cinta e la grande cisterna. Ciao! Una volta gli uomini credevano in tanti dei. Uno di quelli era il re Morgete, che rispondeva alle domande degli uomini e prevedeva il futuro. Quando c'era luna piena, gli uomini andavano al castello con delle fiaccole e gli facevano le loro domande. Il re si manifestava con delle visioni. Ciao! Abbiamo letto tanto, abbiamo viaggiato nel tempo e nello spazio e abbiamo scoperto misteri e leggende del nostro fantastico paese. Ciao! Anche le Iovisse, le giadre figlie di Giove, potevano vedersi girare tra i boschi, intorno alla fortezza o per le stanze dell'antico maniero, mandando in confusione chiunque l'avesse incontrate. Ciao! La chiocciola dei pulcini d'oro pare che si nascondessero dietro una grande massa accanto alla fortezza e farebbero vedere soltanto gli occhi dei semplici, solitamente a mezzogiorno, e sento o nel cuore della notte. Per afferrarli sarebbe necessario fare un rito, ma c'è il rischio che chi lo fa muoia. Allora i pulcini sono in attesa di essere catturati. Ciao! Nel lato sud-est del Palazzo Milano c'è un bellissimo arco palatino fatto in granito. Lì si vede la chiesa dedicata a San Giacomo e l'ha fatta costruire dall'ultimo decennio il marchese Giacomo Milano. Di fronte al Palazzo Milano si trova la Fontana Bellissima, o detta la Fontana Maggiore. Fu costruita nel 1664 da Giovanni Milano II. Oggi si chiama Piazza dei Morgeti. Ha la forma ottagono e ha quattro scalini, a tre vasche, in cui una aveva tre cigni, che purtroppo sono stati persi. In cima alla Dea Venere. Ciao! La chiesa dell'Assunta si trova al centro del paese, ha un campanile con l'orologio. All'interno della chiesa si trovano delle statue pregiate come San Giorgio e San Giacomo. C'è un organo a canne e un altare fatto in marmo. Sicuramente la chiesa apparteneva all'arcivescovato di Altano. Ciao! San Giorgio nacque in Cappadocia. I suoi genitori erano cristiani. San Giorgio visse quando c'era l'imperatore Diocleziano. Era un soldato, ma combatteva per Gesù. Infatti incoraggiava i cristiani perseguitati a non avere paura della loro fede, anche se venivano uccisi. Viene rappresentato con una lancia che uccide il drago, che è il simbolo del male. Ciao! Tra le tante cose da visitare a San Giorgio Morgeto sono le botteghe artigiane, il mastro Aldo Mammoliti, la bottega del vetraio Simone Surace, la bottega Ecosolidare, la fabbrica dei profumi Cambertieri, la produzione di olio di oliva che viene prodotta dall'azienda Fazzari e viene esportata per tutto il mondo. Numerose botteghe e banistiche che famose per la qualità dell'intaglio e delle tecniche. Ciao!
San Giorgio c'è una scala che si chiama la Scala Beffarda. Si chiama così perché i gradini sono sfalsati. Ci sono tante leggende che parlano di questa scala. Una leggenda racconta che la fata Morgana nascose il fodero della spada Excalibur che apparteneva al re Artù. Si dice che lui lo cercò il fodero, ma non lo trovò. Delle persone dicono che di notte si sentono le risate di Fata Morgana, che ride perché Re Artù non trovò il suo fodero. Ciao! Il passetto del re è un vicolo di appena 40 centimetri ed è il vicolo più stretto d'Italia. Si racconta che il re, in caso di pericolo, lo utilizzava per nascondersi tra le viuzze del paese. Oggi si dice che chi lo attraversa gli porta fortuna. Ecco perché viene chiamato passetto del re. Ciao! Nel nostro paese, chiamato San Giorgio Morgeto, ci sono tante vie strette e tante strade strette. Nella piazza troviamo un corso chiamato Giacomo Oliva e vicino c'è una villetta dedicata a Francesco Florimo. E infatti c'è la statua in mezzo busto fatto di bronzo. In via Pasqua si trova un bacareio. Ciao!